Buonasera, buonasera a tutti e bentornati nella Survival. Non so perché tutta questa enfasi nell'intro. Comunque salve gente, ben arrivati, bentornati. La musica mi sembra un po' alta, ma no, sono io che ho le cuffie alte, mi sa. Come state? Come va? La musica che uso nella survival e nell'intro della live è sempre musica di Hytale. Le soundtrack di Hytale. Bene, bene, che va bene, sono contento. Ah, intanto ringrazio e saluto Palma, che è tornato con i 2 mesi. Bentornato, Palma. Allora, sono un po' in ritardo, lo so. Figa, sono un botto in ritardo, non un po'. Vabbè, è andata così, comunque... Eccoci, oggi facciamo una live sulla survival che non ha limiti d'orario, perché non c'è la seconda serata, nel senso che non ho le serie da fare, ma già che ci siamo, vediamo come va poi nel corso della live, però più tardi pensavo che si potrebbe fare una cappatina su Lego Fortnite, dato che devo farmare, e quindi ho detto, boh, magari possiamo... fare una sessione in live una volta che siamo a posto con la survival. Ma, come detto, vediamo. Cioè, non poniamo limiti di tempo oggi. E nulla. Detto questo, il programma di oggi sarà occuparci dell'acquedotto. Andiamo un attimo avanti con l'acquedotto. Finiamo questo primo pezzo. E poi, nelle prossime live, alterniamo un po' tutti i vari lavori. Bentornato Bicuta, grazie dei 44 mesi. Oggi per festeggiare il rientro al lavoro la batteria della macchina ha deciso di abbandonarmi. Fortunatamente però è successo quando sono uscito. Che sfiga, eh? Mi spiace. Oggi che sono ricominciate le... cioè è ricominciato il lavoro, la scuola e tutto. Io mi sono svegliato stamattina che non avevo internet. Quindi ho dovuto preparare il video senza internet e poi per fortuna lo hanno rimesso a un certo punto. Però, boh, ti ho detto, proprio oggi che la gente torna al lavoro, ci sarà chi ha bisogno della connessione, c'è un disservizio nella zona. E vabbè, però hanno risolto. Lollo, ho copiato il tuo acquedotto. Cosa mi consigli di metterci alla fine e all'inizio? Guarda, io ti consiglio di mettere la live giusta perché apparentemente hai sbagliato persona, signor Marco. Mi dispiace. Cioè, l'acquedotto l'ho fatto io, però non so con chi stai parlando. A me si è rotta la lavastoviglie. F, no, mi spiace, lo sapevo già però. Mi sono svegliato alle 13.30, avevo scuola alle 8. Questa è un'ottima cosa, un ottimo inizio, devo dire. GG. La live è quella giusta. Ok, sì, però c'è un problema. Io non mi chiamo così. Come facciamo? Come risolviamo? Allora, in tutto ciò io devo andare ad attivare il mob switch. Per quello che stavo facendo i miei giri. Come si è rotta la bici? Cioè, tutt'oggi si è rotto. Incredibile. È il mondo che ci prepara... al momento in cui partirà questa tempesta solare che friggerà tutto. Sono i primi segni. Bentornato Raffbat, grazie dei 9 mesi. Ah ok, a blu invece l'hanno rubata direttamente la bici, perfetto. Che bello, eh. Ah, ok, non si era rotta oggi, ma la scorsa settimana. Vabbè, insomma, hai aggiunto un po' un aneddoto alla sfiga collettiva della chat. Allora. Come siamo messi qui? Siamo messi che ogni volta che arrivo è attivo. Però finché non passo e non lo carico, mi dà problemi. Va bene. Torniamo indietro. Seguendo le previsioni di una famosa indovina... Vabbè, il 2024 sarà una sorta di apocalisse. Dai, lascia stare le indovine e cose così. C'è una cosa molto inquietante che è emersa in questo periodo. Ovvero che numerosi miliardari
hanno iniziato, tra cui sembrerebbe una dozzina, una quindicina di loro nello stesso periodo, a costruirsi dei mega bunker. E abbastanza bizzarra come cosa, tra loro c'è Mark Zuckerberg, che ha speso una quantità esorbitante, milioni di dollari, per costruire questo gigantesco bunker alle Hawaii, che è tipo dai 300 ai 400 metri quadri, non mi ricordo la giusta dimensione. Quindi immaginate questa casa gigantesca sotterranea, con scorte, autonomia dell'aria, della corrente per un tot e preparato per ospitare tutta la sua famiglia in caso di grossi problemi. E ovviamente la gente ha detto, vabbè, ma vabbè, uno magari è un po' cauto, dice, vabbè, facciamoci il bunker. Ma perché tutti sti miliardari fanno insieme il bunker nello stesso periodo? E allora sono partite le teorie della cospirazione, cioè tipo che sanno qualcosa che la popolazione mondiale non sa, ad esempio sta per arrivare una tempesta solare, oppure molto forte, oppure è prevista la terza guerra mondiale e gira la voce, o magari non c'entra un cazzo. Però molto inquietante, assolutamente. Tutti questi tizi che si preparano a chiudersi sottoterra. Boh. Non è una cosa che normalmente fai. Magari è una moda, sì, magari è scoppiata la moda farsi il bunker più bello. Jeff Bezos, tipo, si è comprato una nuova proprietà e dicono che anche lì ha allargato il suo possedimento per bunkerarsi. Boh, non si capisce niente. Rikiti, grazie dei 18 mesi, bentornato. E come sempre, anche questa live andiamo a mettere tutti i sub che arrivano sul libro dei sub. Quindi abbiamo Palma, abbiamo Bicuta, Raff e Rikiti. Il mio amico vuole la terza guerra mondiale. Tarleot, il tuo amico è un coglione. Diglielo. Probabilmente ha un'età molto bassa. È molto piccolo se vuole una cosa del genere. Perché si immagina Call of Duty. Faber, grazie per i 19 mesi, bentornato. Ha 11 anni. È un coglione di 11 anni. Tutto torna, perfetto. Io avevo i piani per l'apocalisse zombie, però non per la tempesta solare. E quello è il problema. Segniamo anche Faber subito. Perché anche questa cosa della tempesta solare, diciamo, la prima causa di morte di quest'anno di cui si è parlato, è la tempesta solare. Ogni anno c'è qualcosa di cui si parla. E praticamente la tempesta solare in questione, perché il Sole ha questi fenomeni chiamati tempeste solari, dove espelle una grande quantità di energia, che è in grado di influenzare la magnetosfera e fare casino, cioè detto parole povere. Ce ne fu una molto grossa nell'Ottocento ed è tipo l'ultima, no, forse tipo la prima che è stata registrata dai sistemi di cui abbiamo traccia, di quelle proporzioni. O l'ultima che è stata potuta. Che hanno potuto registrare, essendo che prima non avevano la tecnologia per farlo. E se dovesse arrivare una tempesta del genere, friggerebbe tutto. C'è chi dice: ah, vabbè, che bello! Salta internet in tutto il mondo. Sono contento, fanculo internet. Però quello che non si è capito è che se dovesse il sole così a caso fa questa tempestona incredibile, il rischio che ci può essere è che non è che frigge internet, tutti i satelliti in orbita fritti e cadono al suolo. Quindi sì, non hai più internet, non hai più il GPS, il satellitare, non hai più nulla. E a terra, ad esempio, salterebbero
tutti gli impianti elettrici. Tutti. Cioè, se quello che è successo nell'Ottocento un giorno si ripetesse, salterebbero tutti i cavi elettrici. Si spaccherebbero computer, telefoni, batterie delle macchine, addirittura potrebbero saltare componenti di apparecchiature spente. Si frigge tutto. E qual è il problema di friggersi tutto? Ci sono delle ripercussioni che non si pensano così inizialmente. Ad esempio, non hai più il frigorifero e non puoi più conservare il cibo. E se tu non puoi più conservare il cibo, i supermercati non possono più avere i freschi. I camion che trasportano il cibo non possono più farlo senza farlo andare a male. Non puoi più importare. E quindi probabilmente avresti un danno gigantesco e un'immediata carenza di cibo che non basterebbe più a sfamare tutti. E vai poi a spiegare, ah, qua siamo in emergenza, abbiamo fame, se non c'è più internet, non c'è più il telefono, non ti va la macchina, cioè banalmente se devi andare a raccogliere anche un pomodoro in un campo, devi andarci in bicicletta. Addirittura potrebbero saltare alcune tubature dell'acqua e quindi compromettere l'acqua corrente. E insomma, bello. L'economia, sì, l'economia cadrebbe a picco, morirebbe tutto, disastro, azioni, cadono le industrie, crisi economica incredibile, probabilmente scoppierebbe l'anarchia, la gente che distrugge tutto, ruba, è un puttanaio assurdo. Questo è stato il primo topic di quest'anno, bello, eh? Io avevo questo piano per l'apocalisse zombie, però ragazzi, la tempesta solare, io non so come fare. Intanto andiamo a dormire. Parliamo di qualcosa di un po' più felice. Va bene. Cosa felice? Se arriva una tempesta solare, scoppia anche Threads. Che bello, non c'è più Threads. Non sarebbe fico? Non c'è più YouTube Kids, ragazzi. Niente più YouTube Kids. È una vittoria. Ruben, grazie per i bits. Pronto per il contest di domani, Denix. Pronto? Sono pronto. Non so cosa aspettarmi. Però siamo pronti. E questo invece è il nostro acquedotto. Oggi andiamo avanti con l'acquedotto. Vorrei costruire almeno l'ultimo tratto, cioè quello che andrà qui, in modo da finire questa prima linea. E poi ci sarà da fare la seconda. Vi devo fare una domanda prima. Però, insomma, questo è il piano. Il contest che c'è domani è il contest della Coblemon a tema basi. Quindi domani c'è un contest di costruzione moddato. Settimana prossima dovrebbe esserci quello del vanilla. Ma dico dovrebbe perché non so quanti partecipanti ci saranno. Non ne ho la più pallida idea. Quindi finché non chiudiamo le iscrizioni. Già il contest della Coblemon non avrà tanti partecipanti, ve lo dico. E Vanilla non lo so. Non potrei sopravvivere senza la survival. Anche quella esploderebbe, è vero? Io non mi sono iscritto con la mia base, no. Non un condotto che va in un'altra direzione, ma uno parallelo lo facciamo, sì. Allora, la prima domanda che vi faccio è la seguente. A voi piace che l'acquedotto sia fatto di sandstone? Fatemi sapere in chat. Perché nei commenti del video di oggi, ok, ho trovato molte persone che dicono: "Ah, è bellissimo, GG, sto uscendo molto bene." Di solito il complimento non è argomentato con un dettaglio, mentre c'è chi mi ha detto mi piace un sacco, ma non condivido il materiale. Lo avrei fatto di pietra, l'avrei fatto così, l'avrei fatto cos'ha.
Ok, infatti siete un po' divisi, siete più sul sì, però c'è chi non apprezza. Il fatto di farlo in sandstone è per farlo sembrare. Cioè, perché mi ricordava un po'. Mi dava l'idea di quel periodo storico. E anche per cambiare un po' l'uso dei materiali. Fare l'ennesima struttura di pietra. A me non sarebbe piaciuta più di tanto, cioè se l'avessi fatto di pietra avrebbe perso sicuramente parte della sua bellezza. Io credo che se ci mettiamo un attimo qui con Photoshop, forse riesco anche a farvi vedere come sarebbe di pietra. Proviamo a fare così. E volevo fare una build diversa, però appunto oggi ho letto in realtà relativamente pochi commenti, però magari avevano già una decina di like alcuni, dove mi dicevano, però io l'avrei fatto di mattoni. Sì, è sempre la scelta facile fare una cosa con i mattoni di pietra, però c'è sempre quello poi. Allora, vediamo se riesco un attimo con Photoshop a darvi un'idea. Facciamo così. E buonasera intanto, Dena, grazie per i 100 bits. Allora, selezionato, facciamo un po' un taglio a caso perché non ho voglia. Ok, se io faccio così. Ok, sovrappongo il grigio, poi gli togliamo la sua saturazione iniziale e la facciamo tutta un po' più scura. Ecco. Sarebbe così di pietra. Certo, la texture è diversa, però è così di pietra. Cioè, capite perché l'ho fatto così? Perché spicca. Se lo avessi fatto di pietra, il risultato sarebbe stato questo. Puoi farlo di tuffo, puoi farlo di blackstone, però lì, cioè, allora lì diventa quasi hating sulla sandstone, nel senso. Se lo devo fare di un materiale tipo la Blackstone, perché non farlo di Sandstone? Così si confonde troppo con il resto, non mi dice nulla. Boh, basta, questo è il discorso. I materiali delle fogne, vorrebbe dire avere un acquedotto rosso, praticamente. Rossiccio. Potrebbe starci, però. Forse è un po' forte. Però. Ormai almeno il primo tratto lo finiamo così. Poi cerchiamo magari di fare un po' di texturizzazione extra. Vediamo cosa salta fuori. Perché non è che lo lascio così e basta. Devo fargli un po' di terraformazione, un po' di natura, qualcosa. E ultima cosa che vi dico, ieri mi sembra sono entrato nel server di Sub per fare una moderazione. Moderazione, no, per fare un report, vabbè. Mi capita di passare vicino alla città del server, che è la città della pubblica, si chiama così. E loro avevano fatto un acquedotto che avevo totalmente rimosso, ma che poi ho ricordato che quando l'avevo visto mi era piaciuto un sacco. Ragazzi, l'acquedotto era di sandstone con
veniva giù dalla montagna, aveva i tratti separati con le cascate. Cioè, era così. E ho detto, cazzo, ma è vero? Cioè, io lo sto facendo in quello stile e quando l'avevo visto mi piaceva un sacco. Quindi, probabilmente è la scelta giusta. Poi, come forma e tutto, è stradiverso. Anche più grande, però... diciamo che il materiale era quello. Se questo progetto, se visto con questo progetto toglierà il stato di identità, non ci sarà un momento lore della liberazione di Germano. Questa è una bella domanda, perché è più un problema che non avrei voluto affrontare, che forse dovrò affrontare. Ignorarlo non si può fare, quello no. Va bene, a questo punto andiamo avanti. C'è il copyright su quell'acquedotto, quindi devi distruggere tutto. Ah, cazzo. Peccato non essere l'admin del server dove l'hanno buildato e avere quindi la proprietà su tutto ciò che c'è all'interno. 96 e qua era 88, giusto? Ok, quindi il prossimo pilone arriva a 80. Le statue per ora le lasciamo, però considerate che prima o poi dovrò toglierle. Toglierle. Bene. Si parte, ragazzi. Iniziamo a buildare il pilone, poi lo dettagliamo, insomma, processo della scorsa volta. E intanto voi in chat sentitevi liberi di fare domande, di proporre argomenti anche che non c'entrano nulla. O quello che volete. Ancora tre. Oggi fai la curva. Che curva? Cosa intendi con curva? Aspetta. Il bivio che avevamo detto. L'acqua non rischia di congelare vicino alla montagna. Non penso che congeli, però se dovesse congelare basta metterci della luce. Come il disco dei Dogon uscita venerdì? Ma che stai dicendo? Davvero? Così presto esce? Il 12 gennaio. Porca troia. Ma io non avrei mai sperato che uscisse così presto. Che dire, i Club Dogo io li ascoltavo tantissimo, prima ancora che esplodesse il rap in Italia. C'erano un paio di grandi realtà, un po' diciamo la scena romana e la scena milanese soprattutto, e a Milano c'è stata la Dogo Gang, che detto così sembra quasi una cringiata perché dici gang. In realtà era un bel collettivo di artisti in cui c'erano Marrakesh, i Club Dogo. E cazzo, ci sta un sacco. Dovevi tenermi aggiornata sui Dogo, male male. No, io ti avevo fatto anche una lezione sui Dogo, non so se tu hai recuperato le canzoni però. 80. Diciamo che il nuovo album dei Club Dogo per la musica italiana è una roba gigantesca. Io so che magari a voi non frega un cazzo, ad alcuni di voi. Non so però come spiegarvelo. Cioè... è come se torna tuo padre a casa dopo 10 anni, era uscito a prendere le sigarette ed se n'è andato, dopo 10 anni torna a casa. Cioè più o meno è una roba così. No, dire gang non è cringe, lo è diventato, esattamente. Adesso mi suona cringe il termine gang, perché ci sono tutti i ragazzini stupidi che fanno siamo una gang, la baby gang. Che poi anche baby gang, c'è cioè il cantante che si chiama così, le baby gang, non si capisce nulla.
Tra l'altro, l'altro giorno scopro di questo nuovo dissing tra questi artisti drill. Non so se vi ricordate, non mi ricordo neanche che periodo era, ma ve lo raccontai in live, che c'erano questi due che hanno litigato ed è finita con un disastro, perché uno dei due, con i suoi amici, con la sua gang, aveva sequestrato il primo, gli aveva fatto foto e video umilianti su Instagram dove lo menavano, dove tipo stava legato su una sedia, cioè l'hanno rapito letteralmente. E poi la cosa è diventata un disastro, cioè robe fuori di testa, che tutto è finito con una retata dove il rapitore è stato attirato da una ragazza. Che tipo dovevano uscire, però poi la ragazza era in realtà assoldata dall'altra gang per trarlo in inganno, attirarlo in una zona dove l'hanno accoltellato e ha rischiato di perdere una gamba, cioè una roba fuori di testa. Cioè, mi fa ridere perché, boh, dici, ma figa, ripigliatevi, ma che problemi avete? Praticamente, quello che era stato rapito. Dopo che è stato rapito, ha detto: "No, ragazzi, io voglio fare la musica, io sono per la pace, non cagatemi il cazzo, io voglio fare la musica." E dice: "Vabbè, certo, avete fatto i gradassoni, i gangster, tu, diciamo, hai perso, tra virgolette, il confronto tra testosteroni e quindi sei per la pace." Ma sempre lui adesso si sta minacciando con un altro tizio. E si stanno minacciando già, tipo, ti vengo a trovare a casa, ti sparo, ti ammazzo, stronzo. E dici, ma figa, non hai imparato niente. L'altra volta ti hanno chiuso in un box, ti hanno picchiato. E di nuovo, ancora fai sta cosa. Ma porca puttana, ma come siamo messi? Ma non è che piace fare il beef, questi non c'hanno un cazzo da fare nella loro vita. Se fossero buoni a fare musica, non avrebbero bisogno di ste stronzate. Cioè, è molto semplice la cosa. Comunque ci sono anche i giovani rapper o trapper che però non fanno i coglioni. Cioè, tipo questo tizio che si chiama Disgacha. Che a me non fa impazzire perché non mi interessano i testi, banalmente. Però riconosco che sia capace in quello che fa. Sicuramente molto catchy, molto bravo. Ed è uno che fa i video dove sta lì, balla, si diverte, non va a rompere i coglioni in giro. Cioè, e probabilmente ha 4 volte il successo di questi qui che si menano. Quindi non c'è neanche un problema, cioè neanche dici: "Ah, qualcosa non va." No, no, funziona, c'è la meritocrazia ancora, però perché fanno così? La scena americana ti piace? Allora, il rap americano è o super figo o non lo capisco. Cioè, ci sono dei pezzi che sono assurdi e tutto il resto che non capisco come possano piacere. Perché, non so, hanno dei suoni sperimentali, sempre tutti strani, tutti contorti. Fanno delle vocine strane quando cantano, non lo so, hanno tutte effettate. Quindi diciamo che in generale preferisco quello italiano, sinceramente. Beh, Dr. Dre è un pilastro, non c'entra, diciamo, con la scena attuale. Che ne pensi del nuovo album di Simbalarue?
penso che mi piaccia un sacco non ascoltarlo. Cioè, mi è piaciuto un sacco non sapere neanche che esistesse finora. Non mi interessa proprio una sega. Quello è uno di quelli che fa brutto, si picchiano. Fanno tutti i coglioni. Cioè, ragazzi, io c'ho 30 anni. A me, di questi qui che dicono: no, ti faccio. Ti buco. Se vieni nel quartiere ti sparo. Ma vai a cagare, vai, te il tuo quartiere. Andate a cagare entrambi. Ma ripigliatevi un po'. Cioè, ste robe possono gasare solo i molto giovani. Perché giustamente c'è il gusto un po' del proibito. C'è un po' quella roba ribelle, no? Capisco, non è sbagliato, capisco che perché possa piacere, però a me non frega un cazzo. Che poi in realtà ci sono anche le canzoni di ribellione, però serie, non è che le canzoni ribelli siano per forza di cose da ragazzini. Non possono essere un po' più mature, un po' più impegnate, anzi, no, ci sono e come. Però non penso sia questo il caso. I peggiori sono quelli che fingono di venire dalla strada. No, no, sono quelli che vengono dalla strada. Perché quelli che fingono di venire dalla strada fanno magari anche un po' i pagliaccetti, però fanno. Come dire. Tu se sei un attore. Sei un attore, fai il tuo ruolo, no? Loro sono attori musicali, fanno un ruolo. Però magari fanno tutto brutto, poi nella vita sono dei pacciocconi tranquilli. E quasi li apprezzo di più di quelli che effettivamente vengono dalla strada e scelgono di rappresentare quel modo di fare tossico e inutile. Ecco, Simba l'hanno accoltellato in un parcheggio, diciamo prima, a 200 metri da casa mia. Cioè, vedi, Dusk, tu puoi dire che a 200 metri da casa tua hanno accoltellato sto qua. Questi sono i grandi eventi musicali italiani ormai. Allora, adesso devo un attimo concentrarmi, devo contare 7 blocchi. Siamo di qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vabbè, adesso con i Linkin Park, cioè, stiamo paragonando cose distantissime. I Linkin Park sono. Purtroppo ormai sono entrati nella leggenda. Ok, così dovrebbe essere giusto. Allora, adesso per il nostro bene facciamo una cosa quality of life. Allora. Oggi ho da dire di tutti, QVC10, Gemmy Tights, Gemmy Tights, possiamo dire che ha rotto i coglioni pure lui, si può dire. Basta, Gemmy Tights. Ogni volta che ne sento parlare c'è lui che fa il bulletto pure lui, che c'è una polemica sotto, che tipo lo hanno criticato per non so che cazzo ha postato e la sua risposta è stata: ma sti cazzi, io ho venduto tot dischi, io faccio questo, faccio quello, e flexa. Ma che cazzo te ne. Chi se ne frega? Cioè, è come se voi mi criticate la build. Eren, questa build mi fa cagare. Oh, che cazzo vuoi? Io ho 800.000 iscritti, io ho fatto 5.000 video. E quindi, cosa c'entra? Secondo me, Gemmy Tights è un po' troppo pieno di sé, diciamo. Ha un po' perso quella naturalezza di una volta. Non è resistito al tempo.
Comunque, non sono mai stato un grande fan. Sì, parlate di re, non si è citato il re Eminem. Allora, Eminem, secondo me, un grande, uno dei più grandi, però anche lui ha un po' rotto le palle, una certa. Basta, anche Eminem, basta. Beh, mi è rimasto il fastidio da un suo dissing che c'è stato con Machine Gun Kelly, dove praticamente questo qua lo ha dissato. Cioè, ha risposto a Eminem dissandolo. Poi Eminem gli ha fatto la controrisposta e lo ha asfaltato, poretto, l'ha distrutto. Però, diciamo che oltre il caso musicale, c'è stato Eminem che gli ha fatto mobbing, ha fatto in modo che di fargli perdere i contatti di lavoro, insomma, ha attivato la sua rete di influenza per farlo, tra virgolette, cancellare, ed è una cosa molto tossica da parte sua. Non mi è piaciuta tanto come cosa. No, e poi Eminem non è il miglior rapper della storia, assolutamente. È un grande, ma non è il migliore. Non sarà mai il miglior rapper della storia. E non neanche Tupac, comunque, perché so che qualcuno lo ha pensato. Tupac è morto troppo presto, non ha combinato quasi niente Tupac. Ha fatto bene, ma non abbastanza. Allora, devo un attimo riscrinare tutto, perché sennò mi perdo. Il mio rapper preferito del passato, ragazzi, è MC Cavallo. MC Cavallo è quello che aveva fatto il pezzo "Scusa, me la tocca la medusa". Cioè, numero uno assoluto. MC Fierli. Una volta c'erano delle personalità incredibili, Truce Baldazzi. Quello. No, MC Fierli è quello di Manuto, no? È lui. Cazzo, MC Fierli, hit incredibile. Lagga la live? Non è vero che lagga la live, se tu che laghi, abbassa la qualità. Sì, è quello che è caduto in un imbuto, esatto. Ma cos'è sta roba di Ascanio? Che è Ascanio? L'ho già sentito da qualche parte. Crollo, grazie per i 32 mesi, buonasera. Hai nominato Truce Baldazzi, ora farò almeno 3 canzoni per rispondere al dissing. Io disso ufficialmente Truce Baldazzi qui, ora. Truce Baldazzi risponde al mio dissing, ovvero io, Truce Baldazzi, mi fa cagare a spruzzo come i razzi. Truce Baldazzi, le tue canzoni piacciono solo ai cazzi, perché quando le senti mi mandano i pazzi. Ecco, questo è il dissing che io faccio a Truce Baldazzi. Lo sfido a rispondermi ufficialmente. Truce Baldazzi, non ti ho tolto lo scettro, basta. Intanto sto anche buildando su Minecraft, eh. Cioè, col cazzo che Truce Baldazzi builda
Intanto fa, ti fa il dissing. Finita la carriera stream e ti aspetta quella da rapper. E vedi, se quella volta in cui ho collaborato con i Club Dogo avessi deciso di iniziare a rappare, chissà. Chissà. Chissà se questa cosa che ogni tanto dico è vera, perché non si sa se è vera o se è una fake news. Ogni tanto tiro fuori questa storia della mia collaborazione con i Club Dogo. Sì, è vero. Poi una canzone rap l'ho già fatta. Oh, ho fatto una canzone rap che ha 1 milione di visual. Cioè, ragazzi, di che stiamo parlando? Spiegazioni di Ascanio. Cioè, questa canzone straniera è diventata meme perché sembra che dica: lasciate entrare Ascanio dall'8 di gennaio. Ovviamente non dice queste parole. È la fonetica che sembra creare parole italiane. Grazie, Marti. Non l'avrei mai detto, non sapevo cosa fosse. Meme preferito. Arambe. Sarà per sempre Arambe. Ah, tanto me ne servirà altro poi. Ah, Lasciate entrare Scagno è una canzone di un gruppo indù. Dato che non si capisce niente, la gente interpreta le parole con Lasciate entrare Scagno. Ah, indù, addirittura. Devo cercarla allora. Allora, adesso devo salire. Poi, due file di blocchi, mezzi blocchi qui sotto. Mezzi blocchi alla fine e scale. Fatto. E anche questa è fatta. Voglio fare uscire un finale alternativo di OT. Anche se è fanmade, non uscirà prima della fine del 2024. E beh, però se è fanmade, cosa vuol dire? Potrei anche io scrivere un finale alternativo a sto punto. Ok. Andiamo a fare i merletti. Sono riuscito a missare l'atterraggio. Quando pensi ci risarà la Skyblock? Allora, la Skyblock la facciamo probabilmente mercoledì. Domani c'è il contest. Mercoledì la Skyblock, giovedì pausa. Venerdì dobbiamo fare la missione d'epilogo di Pokémon Violetto e Scarlatto con Tiar.
E vi ricordo che quando Tyr mi fa: "No, Simo, dobbiamo fare l'epilogo di Pokémon Violetto. Non ti ricordi?" Io in live ho reagito urlando un no dal profondo del cuore. Quindi sì, non vedo l'ora di farlo assolutamente. Però devo dire, dopo aver finito Avatar, rivaluto quasi DLC di Violetto. Chat, ma voi vedete i miei messaggi? No, Marco, non li vediamo. Cosa vuol dire Eren cerca personale? Bentornato, no one. Grazie per la resub. Chi è Carmine? Carmin sarà. Chi è che era? Ah, già non mi ricordo più. La tipa con i capelli rosa. Beh, lei è la mia preferita, assolutamente. Ah no, la sorella di Riben, Rubra. Anche lei è la mia preferita, è vero. Rubra ruba cuori. Famosissima. Cos'è sta cosa? Per quanto riguarda quel discorso che mi hai fatto in privato sul decadentismo, hai per caso cambiato idea? Scusa, di che stai parlando? Mi stai trollando? Cos'è sta cosa? Sono un attimo confuso. Mi vorrei subbare a te per un anno, ma non so quanto costa, me lo potresti dire? Broccolo, assolutamente sì, certo. Subbare te per un anno, beh, si può fare, sai che non so se si possa fare. Tu puoi anticipare sicuramente 6 mesi di sub, 12 non mi ricordo se è possibile. Comunque, considera che sono 4 euro al mese. La sub normale, quindi devi fare 4 per 12, che in questo caso farebbe 48. In realtà no, è 3,99, quindi a 48 dobbiamo togliere 12 centesimi, per cui pagheresti 47,88. Lo sconto non so se c'è ancora. E se c'è lo sconto sui 6 mesi, è vero? Non so se c'è ancora, però. Oppure gratis con Prime, certo. E allora, se c'è lo sconto, hai lo sconto del 15% per 6 mesi. Stonks. Si può fare 2 volte 6 mesi, puoi fare quello che vuoi, però mi sa che lo sconto è solo sulla prima volta. Ti piacerebbe l'idea di fare una vanilla moddata alla Pandora 4? E beh, sarebbe stata la Pandora 4. In un universo alternativo dove tutto andava bene. Pandora è stato un gran peccato.
Ok, dovrei aver finito tutto. Ora tappiamo in fondo. E ci siamo tecnicamente. Quindi. Sì, qua possiamo bloccare anche con le scale, certo, volendo sì. Cioè, cambia poco, se vogliamo, un dettaglino in più. Ecco. Iniziamo a fare casino. Allora, questo lo mettiamo qui. E iniziamo a distribuire. Così non scende. Quindi rifacciamo l'ultimo blocco. E ci siamo. Fatto. Ora qua fa un po' di casino l'acqua. Avrei potuto fare un buchetto giusto per... Anzi, facciamolo così non va in giro. Allora, blocco un attimo tutto. Aspettiamo che vada via. Per editare uso Vegas. Come mente di terraformare sotto. Ma qua sotto, secondo me, giardini, campi, natura. Per ora. Torniamo su. E l'abbiamo contenuto. A posto. Allora. Torcettina tattica. Poi quella. Mettiamola anche qui. Ok. Vediamo il risultato. Vanno tipo bene quegli alberi a punta. Cosa intendi? Buona Scagno Day. E vabbè. Hai mai valutato di utilizzare mod come Lightmatica per facilitarti nel costruire, no? Secondo te la texture pack Fulbright è un cheat? Dipende dal contesto, dal caso. È tipo in Pandora utilizzavamo la brightness per non fare le live super buie, che sennò poteva dare fastidio. E sì, è un po' un cheat per il resto. Cioè, se la usi per trovare i minerali, è un po' un cheat. Ci sarebbero le pozioni di Night Vision da usare. Ed ecco come è venuto. Cosa ne dite?
Ah, tu intendi i cipressi probabilmente come alberi a punta. Non so come riprodurli bene, però. Sarebbe figo collegarlo ai giardini pensili. Però i giardini pensili sono là dietro, quindi è un po' difficile collegarlo. Beh, grazie per i complimenti. Si rende tutto il paesaggio un campo di grano. Si potrebbe fare, diventa un'altra citazione romana se pensiamo ai Campi Elisi, mi viene in mente il film del Gladiatore. Tra l'altro quest'anno esce Il Gladiatore 2, ragazzi, non so perché, ma esce Il Gladiatore 2, ho scoperto. Quest'anno a livello di film sarà un po' povero, purtroppo. Le mura dove passeranno? Questa è una bella domanda che ancora non so rispondere. No, non ci sarà lo stesso attore perché è morto. Non l'attore, il personaggio. Merchandise esiste ancora? Sì. Esce Kung Fu Panda 4, ma a me di Kung Fu Panda 4 non interessa niente. Sinceramente, non è un film che guarderei al cinema. Cioè, sì, va bene, ci sta, però. Boh. Perché c'è stato il problema degli scioperi per via delle intelligenze artificiali, tutto quel casino lì. E diciamo che tutta l'industria ha subito un rallentamento, molti film sono stati rimandati. E il risultato è che il 2025 si è un po' svuotato. Personalmente il film che attendo di più quest'anno, che poi forse è l'unico che attendo seriamente, è Dune. No, non ho ancora visto Il ragazzo Lairone. Di videogiochi quest'anno sì, c'è un bel assortimento. Poi non so come si concluderà l'annata, però c'ho qualche titolino, cioè. Deadpool, non lo so. Deadpool io non l'ho mai visto, vi dico la verità. Opinioni su Jack Black che interpreta Steve nel film di Minecraft. Ma è confermato che faccia Steve? Tanto io raggiungo il magazzino che voglio controllare una cosa. Perché boh, Jack Black, dove lo metti, fa sempre bene. Però ho paura che il film sia una cagata. Ho paura che sia una roba un po' stupida per far contenti i fan del gioco e basta. Il Game of the Year 2025 GTA probabile, infatti se qualcuno vuole concorrere nel 2025 sarà un po' un problema fare cose. Tra l'altro mi continuo a confondere, quest'anno è il 2024, non il 25. Continuo a pensare al 2025, invece è il 2024 quest'anno. E Jason Momoa non so che fine abbia fatto, non lo so. Allora. Al di là dei vari derivati, quali blocchi abbiamo che si abbinano con la sandstone? Ma porca bestia. Che palle quando faccio sta cosa. Allora, il GOTY 2024 è difficilissimo da prevedere. Il GOTY 2024 non ho la più pallida idea di cosa potrebbe uscire di così importante. Perché, cioè, senza giocarli è anche impossibile capire.
capire cosa potrebbe essere il GOTY. C'è un Final Fantasy VII che pesa. Peraltro, vediamo un attimo qual è il gioco più atteso dell'anno. Vediamo. È proprio Final Fantasy VII. Ha vinto il Game Award come gioco più atteso dell'anno. Vediamo la categoria che nomination aveva. Hades 2, Like a Dragon, Star Wars Outlaws. Che anche lì, Star Wars... se esce una cosa... Se lo fanno bene, potrebbe essere davvero un gioco figo. Però GOTY non credo. Anche perché... Cioè, io ho paura. Quando fanno sti giochi mi fanno sempre la cazzata, poi. C'è sempre l'imperfezione, la parte pallosa. E poi c'è Tekken 8. Però Tekken 8 è un picchiaduro. E picchiaduri e giochi sportivi non sono mai premiati, per qualche ragione. Quindi così, sulla carta, Final Fantasy VII potrebbe essere... il principale indiziato per il GOTY, però è troppo presto. Diciamo che poi Final Fantasy VII è un gioco della Madonna, quindi comunque sicuramente sarà uno dei giochi di punta di quest'anno. Speriamo non facciano cazzate. Le froglight le possiamo integrare se vogliamo la luce. Ma basta! Ma continua a spegnere ste candele! Ma perché mi è venuto in mente di metterle come dettaglio sopra il barile? Ma santo cielo! Allora, la endstone forse è l'unica cosa che possiamo abbinare davvero. Però, cosa me ne faccio? L'altro abbinamento forte della Sandstone è questo. Ovvero il legno di betulla. Potremmo utilizzare il legno di betulla per fare un po' di texturizzazione alla base dei piloni. E vedere se riusciamo a fare qualcosa in più. È che poi mi piacerebbe anche mettere un po' di dettaglio di verde. Però che ci metto sopra? Perché se ci metto le liane crescono ovunque e non va bene. Potrei metterci i licheni, però non sono proprio verdi i licheni. Il rame? In che modo posso usare il rame? GTA 6 lo giocherai su PC o PlayStation 5? C'è una sola risposta possibile. E su PC non esce. Uscirà poi su PC. Quindi ovviamente su PlayStation. Non abbiamo scelta. Per quanto riguarda i licheni, invece, io dovrei avere la farm. Mezzo stack per ora. Direi che ci basta. Quello non riesco a prenderlo. Non è proprio una farm comodissima questa. Ho
Rockstar rientrerà delle spese di GTA nella settimana del pre-order? Forse è un po' esagerato. Io sono contento di prendere GTA per PlayStation. Per console, comunque, in generale. A me sta benissimo. Allora, Landstone è un abbinamento che non ci serve. Quindi non la useremo. Useremo la betulla. È certo che regge su PlayStation 5, cioè esce per PlayStation 5, cioè quella e Xbox, non è che po non possono farlo che non regge. Esce lì, il gioco è fatto per quella console, non esiste che non regge. Cioè se non regge vuol dire che floppa tutto. Ma Cyberpunk non l'ho portato sul canale. PlayStation Pro non esiste che esce su PlayStation Pro. Se fanno una PlayStation 5 Pro, esce comunque su PlayStation 5. Le console Pro non hanno mai esclusive. Quindi questa cosa non può succedere. E una PlayStation 6 non credo che sia così vicina. Allo stesso modo l'Xbox. E anzi, probabilmente GTA uscirà su console di questa generazione verso il finale della loro vita. Quindi che magari esce e hanno un paio d'annetti ancora. Poi uscirà per PC, probabilmente dopo un annetto. Poi escono le console nuove e uscirà anche per le console nuove. Cioè è palese che vogliono rifare il trick che hanno già fatto, in modo che ti vendono tre versioni. Ti vendono PlayStation 5, poi se vuoi un po' meglio c'è PC, poi dici, ah cazzo, è uscita la PlayStation 6, mamma mia che figo GTA qui, prendo anche questo, te lo compri tre volte. Cos'è CP? Andre, che cos'è CP? Cazzi pelosi, nuovo gioco incredibile. Ah, no, Cyberpunk ormai no. Non gioco a FIFA, ci ho giocato un pochetto, abbiamo fatto una live, ma basta poi. Silksong sì, quello sì. Allora. Vediamo come esce. Mi farei anche così. Anche se per ora non serve. Bentornato Tadde, grazie per i 16 mesi. Questo lo mettiamo così. Che dite? Ci sta come dettaglio in più. Ci convince? Un altro po', magari facciamo giusto un blocco qua.
Vabbè, così troppo. Ok, mi dite che ci sta, non tutti però. A me piace. Secondo me si può fare, dai. Sto aspettando con gli occhioni da cerbiato il nuovo Mass Effect. Penso sia lontano, però. Vediamo che gioconi escono quest'anno. Ah, Final Fantasy, Tekken, Star Wars, Like a Dragon. Ci sarebbe questo Prince of Persia per Switch, se non ho capito male. E tra l'altro ci sono le chiavi disponibili per Switch, date dalla mia agenzia. Un po' mi ha tentato, però devo ricordarmi di non esagerare. Non posso portare tutto. Rise of the Ronin. Cioè Wukong. Black Myth Wukong. Hellblade 2. Ah, ma esce Palm World quest'anno, quindi è confermato. Little Nightmares 3, è vero. Palm World esce a gennaio? Ma come? Ma ragazzi, Pokémon con i fucili esce a gennaio? Ma quando? Devo sapere. Apriamo il volo Steam. Praticamente è Pokémon 3D con le armi da fuoco, ragazzi. Bisogna assolutamente provarlo. Ignorantissimo. Però apro Steam e mi becco Baldur's Gate 3 che mi tenta. Siete un po' stronzi. Ah, non è Palm World, è Pal World, senza la M. Data di rilascio gennaio 2024. Però siamo a gennaio, possibile che non ci sia un giorno? Come fa a non esserci un giorno preciso? Ma scusami. Mi pare un po' una stronzata sta cosa. Vabbè, aggiungi nella lista dei desideri. E via. No, non è un po' una stronzata. Esce a gennaio e non c'è una data. In anteprima gennaio 2024. Sì, probabilmente è uno di quei giochi che esce in accesso anticipato e poi non lo sviluppano mai. Io ve l'ho detto, puzza un po' di gioco truffaldino. Questo perché sembra storto? Ah, ok. Direi che la sfumatura è uscita molto male comunque. E sono i maledetti dettagli che... stonano.
Ok, così ci sta. Just Dance Goti, no, perché potessi rendere le statue della montagna delle sorte di rovine di un'antica civiltà. Ma sono proprio fuori posto. Ma poi queste montagne qui sono totalmente da rivedere. Poi c'è un altro giochino di quest'anno che mi ha incuriosito e me lo sono segnato. Si chiama Harold Halibut. Vediamo se trovo un'immagine da farvi vedere veloce. Questo no, in realtà non so quando esca. O se è già uscito addirittura. Aspettate un secondo. Allora, è un gioco tutto fatto così. Ha questa grafica. Tipo simil 2D e la grafica è realizzata non so come in stop motion. Quindi vuol dire che questi sono pupazzetti che vengono animati, cioè che sono fatti veramente, vengono animati muovendoli e fotografandoli in qualche modo strano. O comunque dandogli quello stile lì. È molto particolare. E si chiama, ve l'ho detto, Harold. Harold Halibut con le H, così. Così. Dovrebbe anche uscire Subliminal, che sarebbe quello delle Backrooms, no? Ok, direi che potrebbe andare bene così. Facciamo l'ultimo pilone e poi mettiamo i dettagli, quelli Kenny e tutto il resto. Ma queste backrooms io devo ancora capire se piacciono alle persone o no. Perché per me sono una cosa molto figa. Ne parlano. Maledetto! Alessandro! Alessandro, cosa mi fai i creeper? Non sono più abituato, non lo sentivo da un sacco. Pensavo ci fosse un. Cioè, allora, ho sentito il suono. Poi ho detto: no, ma i mob sono disattivati. Com'è possibile? Tipo, avevo il cervello in panne. Grazie per i bits, Alessandro. Poi l'infamata di farlo vicino alla build che ho appena finito, nuova. Mamma mia. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ah sì, le backrooms devo ancora capire se piacciono o no, perché mi sembra ne parlino tutti, poi quando è il momento di fare un contenuto o qualcosa, ho sempre pensato, boh, le backrooms saranno un po' viraline, invece no. Ho visto che i contenuti a tema backrooms vengono spesso ignorati.
Beh, così forse un po' troppo bucherellato, però, eh. Via questo qui. Fai così. E a posto, mi sa. Un po' simmetrico è uscito. Però ci sta. Bene. In realtà vorrei farlo un po' più alto il dettaglio qui. Si vede poco. Giocarle e vederle sono due esperienze troppo diverse, le backrooms, effettivamente sì. Però, ad esempio, le backrooms del server. C'è qualcuno che le sta ancora giocando? No. C'è stato il momento, il boom, poi basta. È un po' una modalità limitata, nel senso che è come un single player, finisce la partita e è finito. Quello lo sapevo dall'inizio. Però, appunto, tutta questo amore per le backrooms, non so se esiste davvero. Toby si è entrato ieri, pensa a te. Chi l'avrebbe detto? Così. Ok, brutto. Ma hai letto il manga di My Dress Up Darling? Manga no, anime l'ho visto. Lasciamo così. Allora, licheni. Vediamo come ci stanno sti licheni. Pensavo ad una cosa, per il film di Minecraft, come attrice per interpretare Alex potrebbero scegliere Karen Gillian, una rossa naturale famosissima. Se hai presente, è lei che interpreta Nebula nei film dei Guardiani della Galassia. Ho presente Nebula, ma non so lei come sia normalmente. Com'è? Ah, Nebula! E questa è Gamora. Mi confondevo con Gamora. E Nebula è quella blu pelata. Non l'avrei mai detto. Beh, sì, potrebbe starci come Alex. Ha fatto Amelia Pond in Doctor Who, non so chi sia però, Neko, perdonami. Potessi fare un'altra colonna all'inizio della montagna. Ma lì c'è la roccia, va bene così. Anche se tecnicamente... No, in realtà non ci arriviamo a vedere la colonna. Allora, i licheni, come li metto, bro? Forse dovremmo prima prenderci anche delle foglie e pensare di metterle attorno alla base. Utilizziamo queste foglie qui, così abbiamo una sorta di stile uniforme. Sono semplicemente foglie di azalea muschio. E anche qui ci sono i licheni, peraltro. Vediamo un po'. Bentornato Artù, grazie dei 33 mesi. Sei qui per la survival durante il 33° mese. Allora, muschio. Mossi cobblestone. Perché no? Andiamo a prendere le foglie.
Gli interni della base sono un attimo fermi perché stiamo facendo l'acquedotto. Allora, azalea normale, azalea fiorita. Quella ferita ne ho davvero poca. I tappetini muschio li abbiamo, ok. Cosa c'è nella stanza di Twitch? Non l'ho mai vista. Questo è un grande mistero. Forse dopo ci andiamo, dai. Ricordatevelo. Per ora non facciamo curve all'acquedotto. Che poi sarebbero bivi. Per adesso ci concentriamo su questa parte. Allora. Mettiamoci un po' di rocce. Ok, allora un po' di roccettine e adesso facciamo così. Togliamo un po' di oggetti dalle palle. Ringraziamo Cinels che è tornato con 28 mesi, bentornato. E poi iniziamo a fogliare. E muschiare. Però sta cosa è insopportabile. Ultimo. Qua sto preparando la base, ovviamente, per poi andare a mettere dettagli extra. Ok. Sai che anche io sulla base degli acquedotti romani li avrei fatti con una palette tendente al rosso tipo brick o rame. Boh, ragazzi, io personalmente no, non so che dirvi. Poi magari mi sbaglio, probabilmente non sono così, però non, di farli di mattoni e rame non mi va.
Beh, soprattutto il rame è davvero forte come materiale. Davvero un coso di rame non mi sarebbe piaciuto. Ecco, facciamo una vegetazione leggera attorno. Ok, l'ultimo. Ok, bene. Ci sarebbe anche una bombillata finale, magari. O semplicemente mettiamo dell'erba. Per quanto riguarda i licheni, ci stanno bene con l'erba di questo bioma? Giustamente, deve mettersi a piovere. Io certo attiro la pioggia, sai perché Nao? Perché il cielo quando mi vede diventa triste all'idea che dopo lo abbandonerò. Cioè il sole, il cielo diurno piange perché non vuole lasciare posto alla notte, gli manco troppo. Ah, li ho già finiti. La pioggia è davvero una rottura di cazzo incredibile, ma più o meno ci siamo. Vado a prendere gli ultimi dettagli. Sì, è vero, la lava potrebbe far bruciare qualcosa, anche la base in legno. Beh, che adesso piove. Però direi che togliamo. Siamo quasi, poi cerchiamo di capire cosa fare, che sono già le 10 e un quarto. Allora, prima cosa. Vabbè, guarda te se devo arrivare giusto e poi scendere.
che fastidio. Mamma mia. Tutto, sto facendo di tutto meno che salire. Non so cosa stia succedendo. Ho perso il controllo di me. Ok. Ecco, muschio con i licheni in contrasto con la mossa cobblestone è sempre una bella accoppiata. Questa segnatevela se non la conoscete. Ok, poi erbettine tattiche. Fatto. Che altro possiamo farci a questo acquedotto? Che dite? Funghi. Funghi no, dai. Perché dovrei usare i funghi? Manca un cartello con un colore che si abbina, su cui metti una citazione romana. Mettiamo tipo delle frasi in latino, però stupide. Ci mettiamo tipo coito interruptus, oppure cogito ergo sum. Ad fallum canis, bellissimo. Barbaro, bentornato con 9 mesi. Dai che forse è la volta buona che leggi i numeri come lettere. Figa, Barbarossa. Oh, ma se ho visto il nome e ho detto, no, non era Barbara, era era maschile il nome. Quindi Barbaro, no, Barbarossa. Niente, non l'ho letto bene. Rogito ergo sum, bello. Andiamo a dormire. Bemus aquedottus. Wingardium Leviosa. Se costruissi delle impalcature con staccionati di legno, botole, eccetera, come se ci stessero ancora lavorando. Non lo so. Io volevo dargli un effetto un po' rotto, quindi non so se ha senso. Devo dire che mi piace. C'è una bella cozzaglia di stili in questa zona, però dai, ci sta. Non so se metterei altro, onestamente. Non vorrei renderlo troppo pesante. Adesso, ragazzi, potrebbe essere il momento di fare un po' di demolizioni. Mi sa di sì. Che dite? Stanza viola? E appunto, quella redstone dobbiamo toglierla. Tra l'altro quella redstone è... cioè, mi faceva comodo. Hai smontato il Colosseo? Se no qui ci stava bene. Non l'ho smontato, è lì. Guarda. È qua. Allora, la stanza viola.
C'è il pulcino in quest'uovo che mi hanno appena droppato. Sì, c'è un pulcino. Si sentiva che dondolava. Abbiamo un nuovo pulcino a caso. Quando voi trovate un uovo a terra, per sapere se contiene il pulcino, dovete scuoterlo. Se sentite che dondola, che qualcosa dentro dondola, vuol dire che è pieno, se no è vuoto. E questa è la stanza viola. Questa stanza, a parte che è una citazione, che è un vecchio meme, ormai divenuto leggendario, è una stanza che si può vedere, possiamo accedere solamente quando siamo in live. Quest'uovo, ve lo dico subito, questo è vuoto. Possiamo entrarci solo in live ed è viola, come Twitch. Tra l'altro ha anche una bella vista sta stanza. Bello da qui, non l'avevo mai visto. Wow. E questo è quanto? Tanti bei animaletti. È vero, ci sono tanti animaletti. Forse troppi, come dice Marty. Forse è il momento di fare un po' di pulizia. Hai proprio ragione, Marty. Meno male che me lo hai ricordato, grazie. Vediamo. Vuoto. Come hai usato nascere e interrompere la mia combo, bastardo. Non lo racconterai in giro, vero? Ho detto, non lo racconterai in giro, altrimenti ti succede questo. Ti conviene tacere, pollo. Oppure ti lancio nel void. Anzi, già che ci siamo, andiamo a lanciare qualche pollo nel void. Non esce il primo. Il secondo non esce. Vaffanculo, ok? Il terzo non è. Il quarto non esce. Il quinto non esce. Il sesto esce. Ecco, ve l'ho detto. Facile. Via le prove. Io so accettare le sconfitte, certo che so farlo. Qual è il problema? Ho improvvisamente voglia di uovo al forno. Buonissimo, andiamo ad accopparne uno? Lo facciamo? Che dite? Se volete. Allora ragazzi, sono le 10:25. In realtà potremmo rimandare la distruzione delle build un'altra volta. Abbiamo fatto un po' il solito orario con il progetto di oggi. E quindi sì, possiamo chiudere col libro di sub e poi farci una piccola sessione in Lego Fortnite. Va bene? Quindi ci mettiamo qui, libro di sub, compiliamolo. Si deve vedere però un po' di acquedotto, dai. E demoliamo la prossima volta, dai. Così. Oppure lo faccio in un video, così ho il video già pronto. Pensa a fare un video per demolire. Cioè, è comodissimo. Narrator. No, Narrator. Stai zitto. Narrator. Off. Ma no, la Harold Halibut! Ma perché mi ha tenuto accoppiato questo? Minchia, oh. È da 3 ore che ce l'ho accoppiato, Harold Halibut.
Ogni tanto misso il copia e incolla. Immaginate avere tipo copiato una roba privata o imbarazzante. Che ne so, Milfone calde, More, Ricce, che cazzo ne so. E poi tu sei live, ah, adesso vi incollo le coordinate, boom, incolli ed esce Milfone calde. O qualche stupidata, qualche tag stupido. Ehi. Neretar, Ma vai a neretar, fare in culo! neretar, neretar, off. Cazzo di narratore. Oh, e chiudiamo segnando anche Barbara. Ecco, Barbara segnata, a posto. Detto questo, salutiamo la survival. Sì, l'indirizzo è la carta di credito, esatto. Salutiamo la survival e andiamo un po' su Lego Fortnite.